Nasco come cantautore molti anni fa, quindi un modo di scrivere totalmente diverso rispetto a quelli che possono essere i normali canoni di narrativa. L'ispirazione arriva da ciò che vedo, da ciò che sento, ma soprattutto molto spesso da chi conosco, dalle relazioni umane che ho avuto, dagli eventi a cui ho partecipato. L'ultimo mio libro, che è Ti proteggo io, edito appunto da Lior Edizioni. Ti proteggo io è una storia d'amore contro la mafia, che è un libro di narrativa, è più frutto di un percorso di eventi, di testimonianze, di incontri e di viaggi fatti anche nelle terre delle stragi mafiose. Quindi ho utilizzato un linguaggio più accessibile da questo punto di vista, proprio per far sì che sia fruibile a tutti. Quello che inoltre volevo riuscire a trasmettere nel migliore dei modi, e spero di esserne stato in grado, è anche il senso comunque di protezione. Quel senso di protezione che da un lato, parlando di testimoni di giustizia, la comunità ha un dovere civico di restituire, considerando l'atto d'amore che i testimoni di giustizia hanno fatto denunciando degli atti criminali. E poi c'è la protezione rispetto a coloro che amiamo. Pensiamo ad un rapporto di coppia, pensiamo ad un figlio, pensiamo ad un amico. Ecco, io credo che il valore della protezione sia uno dei valori più elevati, più importanti di cui disponiamo per trasmettere anche il nostro amore. Poi approfitto anche per ringraziare tutti coloro che con le loro testimonianze hanno arricchito il percorso di quest'ultimo romanzo e soprattutto chi opera nell'antimafia quotidianamente.